diamo il buongiorno e il benvenuto nei nostri studi a Valerio Febei. Valerio, grazie, buongiorno, grazie, e grazie. Buongiorno a voi, grazie. Avete sentito come è entrato piano piano, non si è fatto praticamente sentire. Perché siamo qui con lui questa mattina? Perché io ho tra le mie mani questo volume, La cupola di Sant'Ivo alla Sapienza. A scriverlo è proprio stato Valerio. Valerio che nella sua vita è stato professore di lettere negli istituti di istruzione secondaria, parlavamo adesso di studenti, prof, quindi insomma probabilmente è un mondo quello dei giovani che conosce molto bene, tra il Veneto e la Romagna. Oggi vive a Rimini, tra l'altro lui è stato non solo papà di una famiglia numerosa, ma anche papà di una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII, questo per dire qualche cosa di lui. E intanto benvenute, grazie. Grazie, grazie a voi di avermi invitato. Allora Valerio, questo è un romanzo, ed è una storia d'amore, una meravigliosa storia d'amore. Però la prima curiosità sinceramente che mi è venuta è leggendo questo titolo, che è un po' particolare. E da dove nasce questo titolo? Ma è venuto un po', come dire, è venuto un po' da sé, lavorandoci su, insomma. È la storia di due giovani che, va bene, sì, come capita, si incontrano e in aereo, tra l'altro, e poi nell'interesse che l'uno ha per l'altra, e quindi nella storia che si accende, c'è tutta una vicenda di revisione, di rilettura anche della propria storia personale, delle proprie storie personali, sicché mi è venuto in mente questa caratteristica della cupola di Sant'Ivo, la lanterna in modo particolare, che ha un camminamento a spirale che giunge poi alla sfera aurea, alla sfera della sapienza, ed è un'invenzione di Borromini, un grande architetto del barocco, che per significare che l'ascesa verso la conoscenza, verso l'autocoscienza, verso la sapienza è un cammino circolare, ma sempre più in alto, sempre più verso superando quindi le difficoltà, le storie, i pesi, le esperienze anche negative che si sono avute nella propria storia, riguardandole come dall'alto, no? E quindi in modo più distaccato e più consapevole. Questo processo è necessario per la relazione, voglio dire, senza di che non si capiscono le difficoltà che si hanno, no? Le difficoltà sono anche intorno a noi, insomma, nella realtà sociale, nella cultura che noi viviamo, ma anche dentro di noi, no? C'è una resistenza alla relazione, al rapporto, alla fiducia nell'altro, che nasce da altrove, nasce anche dal proprio albero genealogico, insomma, bisogna rivederlo un po' per superarlo, per averne coscienza, in qualche modo è già superarlo. Ecco perché la cupola, la lanterna della cupola di Sant'Ivo, per la verità, insomma, è bello questo. Pensare che comunque anche nei momenti di fatica, nei momenti in cui ci si sente magari che si sta scendendo invece che salire, in realtà questo moto ascensionale è un po' a spirale continua, perché fa parte della nostra vita. I due protagonisti di questo libro, Valerio, sono Clorinda e Leandro. Sì, Clorinda è una, come dire, così è venuto perché è un nome che ha una importanza nella storia della letteratura. Come dire, no? Clorinda è il personaggio della Gerusalemme liberata, e mi è stata occasione perché Leandro agganciasse, che è professore di lettere, agganciasse in qualche modo Clorinda, insomma, che le stava accanto. Alle volte, se uno è professore di lettere, Clorinda gli ricorda qualcosa. A qualche numero in più. Esatto. No? Infatti, questi due giovani si incontrano, non vogliamo svelare troppo del libro perché è un romanzo che merita poi di essere letto, però è affascinante anche l'approccio tra queste due persone che piano piano superano anche il muro che poi ognuno di noi ha della diffidenza dell'altro e cominciano ad interrogarsi anche sulla loro vita. Certo, certo. Ecco, quello che mi pare che sia, no, che voglia essere questo libro, ecco, perché è un romanzo, no? Io ho scritto già un libro che si chiama Storie di amori e di matrimonio nella Bibbia, no? Ed è stato pubblicato da sempre, qualche anno fa. Questo è un libro per chi magari così, ecco, voglia sentire di più, voglia capire un po' di più che rapporto ci può essere fra la propria storia, le proprie vicende, le difficoltà e la parola di Dio, la Bibbia, appunto.
Questa volta invece ho pensato ad un romanzo, che, perché è, un romanzo è, diciamo, è, una, è un genere letterario più disponibile, no? Più aperto anche, è di per sé laico, no? E quindi, per non addetti magari, e quindi perché no, insomma, nella storia di ciascuno si può leggere una ragione, una tensione verso, non soltanto verso l'attrazione reciproca, ma verso un significato grande che sta nella relazione. Il problema è che nella nostra società, secondo me, quello che è in difficoltà, in difetto, è la capacità relazionale, non soltanto fra di coppia, ma in genere. No, è una società dispersiva da questo punto di vista, no? Invochiamo molto spesso anche le culture lontane dalla nostra, lontane per il tempo e anche per il luogo, no? Ancora attuali altrove, dove la relazione in noi è più importante dell'io, no? Noi viviamo in realtà una società in cui la cultura è soprattutto di tipo individualistico. A volte ce ne facciamo una colpa di questo, no? Lo leggiamo come egoismo. La Chiesa anche talvolta lo legge come tale, abbiamo il senso di colpa di questo atteggiamento, ma in realtà l'individualismo è una condizione strutturale della nostra cultura, no? Mi si passi l'espressione struttura e cultura, sono due cose un po' diverse, perché nasce con la rivoluzione industriale. Io qui dico, infatti, i personaggi si raccontano e dicono questa loro difficoltà e la interpretano come una conseguenza, come uno sviluppo della rivoluzione borghese, industriale, quindi della cultura liberista, perché e già Marx lo aveva individuato, l'aveva riconosciuto, leggeva i guasti dell'Inghilterra di allora, che analizzava per quanto riguarda i dati della trasformazione anche pesanti rispetto all'umanità, insomma, le condizioni, cioè degli operai, ma anche vedeva in futuro un svolgimento che portava alla individualizzazione del senso dell'esistenza. Valerio, ma se ne esce? Cioè, nel senso, rispetto a questa che è un elemento strutturale della cultura contemporanea, del nostro occidente, lo potremmo certo definire così, come se ne esce? O meglio, come ne escono i suoi personaggi? Prima di tutto con la consapevolezza di questo. Quindi cioè, saperlo, riconoscerlo. Esatto, riconosce che i loro litigi, le loro difficoltà non nascono soltanto da loro, non sono causati da una forza che li attraversa, che ci attraversa e che è più grande anche di noi, no? Però bisogna sapere che noi stiamo combattendo qualche cosa, ci tiriamo i pugni perché c'è qualche forza che ci spinge a farlo, non è soltanto da noi, come dicevo prima. Il camminamento della cupola esantiva riguarda anche questo, riguarda anche questa consapevolezza, questa coscienza. Se ne esce con la riscoperta del noi, e ciò avviene attraverso anche alcune vicende, alcuni personaggi appunto che hanno lì amici della coppia, che portano avanti un'esperienza di impegno nella, come casa famiglia, per esempio, e qui c'è tutta qui c'è anche diciamo la parte personale, c'è questa dimensione qui delle, ma credo non soltanto personale, c'è una giustizia che si compie nell'accoglienza, nella condivisione, nell'essere altrocentrati, centrati, insomma, no? Nella dimensione sociale del nostro vivere. La soluzione va verso questa direzione qua, no? Non solo, ma c'è anche un altro aspetto, no? Quando si parla appunto di sfera della coscienza, della conoscenza, della sapienza, dunque, qui ci sono dei casi un po' strani, insomma, personaggi un po' misteriosi, che compare all'inizio e poi alla fine, e che dà un messaggio, un'indicazione. Loro due, la coppia si incontra, si supera le difficoltà, che fanno una rilettura della propria storia, si incontrano, si sposano civilmente, questo capiscono intanto, però poi ritornando a far visita alla chiesa di Sant'Ivo della Sapienza e rileggendo quella storia, la storia teologica e filosofica impressa nelle mura della chiesa, no? Nell'arte, e
avvicinati a un personaggio appunto misterioso, non si sa chi è e non voglio saperlo, neanche io. Rimane nel mistero. Neanche l'autore lo vuole sapere. Lo butto lì, per una provocazione per chiunque, anche per me. E allora, questo personaggio dice alcune cose, no? Che riguardano appunto dentro la vostra storia d'amore, dentro la storia d'amore di ciascuno, c'è l'unico amore. L'amore è uno solo. Corrisponde anche a quello di Cristo, ma provare per credere, perché è così davvero. Quindi l'amore che viene annunciato qui, come dire, al modo di coppia, vuole essere insomma una spiegazione in termini, ripeto ancora, laici, ma razionali, esperienziali, che standoci dentro, nella fedeltà, nell'impegno, si incontra l'amore unico. Abbiamo ancora pochi istanti, però una curiosità me la voglio togliere. Questi due protagonisti incontrano anche degli amici che fanno esperienza di casa famiglia, da lì arriveranno anche delle domande. Ma in questi due protagonisti, Clorinda e Leandro, visto che Leandro è anche un prof di italiano, Valerio e sua moglie, la loro storia d'amore, ci sono un po' dentro? Beh, direi che siamo contaminanti. Contaminanti, perché questa è una potrebbe essere una dichiarazione d'amore nei suoi confronti di della sua famiglia, sì, perché sì, poi sì, è una famiglia che certo. Insomma ha generato tanto bene, no? Questo desiderio certo. Anche di alterità che lei ci diceva. Abbiamo anche 9 figli, eh? Ecco. Appunto. Insomma, diciamo che famiglia con quelli che ne hanno pochi. Certo. Valerio, ma quando ha trovato il tempo di scrivere? In una vita così piena di figli, di nipoti anche? In realtà è molto tempo, nel senso che non siamo più, come dire, non siamo nell'esperienza della casa dell'accoglienza, della casa famiglia. Quindi sì, abbiamo dei nipoti che girano per casa anche, a qualche volta andiamo anche all'estero inviati dall'associazione Papa Giovanni, di cui facciamo parte, no? Siamo ora di ritorno da Brema, per un periodo da Brema, in Germania. No, il tempo c'è, c'è che magari ho qualche difficoltà con gli occhi, insomma, per fissarmi davanti allo schermo, ma se no ci sarebbe del tempo anche. Ecco, la speranza è che questo libro possa, come dire, è il nostro modo, anche perché mia moglie poi con me è la consigliera continua di questo lavoro. Beh, le mogli fanno questo. Mi confronto questo, di omaggiare, per così dire, l'amore, omaggiare, dare una approvazione, dare un applauso alla relazione di coppia, all'amore. È possibile. A chi ci crede, a chi ci prova tutti i giorni. Su questa possiamo chiudere. Sì. Dove lo troviamo? Beh, lo trovate tanto c'è la casa editrice, ma io ne ho diverse, volendo anche qui a Rimini ce l'ho. Ecco, insomma. Allora molto semplicemente, se voi ci contattate, noi vi mettiamo in contatto con Valerio e c'è la possibilità di prendersi questo, che è un romanzo splendido, perché poi è una storia d'amore, come diceva Valerio all'inizio, tramite un romanzo che è molto più avvicinabile, perché poi ci sono tanti dialoghi, ci sono tanti momenti belli. La cupola di Sant'Ivo e la Sapienza di Valerio Febei, Europa Edizioni, quindi anche l'editore può essere di riferimento.